Cari amici, come promesso, oggi è tornata a trovarci la nostra dottoressa Rosalba Carnevale e ci è tornata a trovare per parlare di un argomento che è a cuore di molte persone, soprattutto un argomento di cui si sente ultimamente molto parlare. Sto parlando della connessione tra stress e obesità, quindi del rapporto tra questo ormai così tanto decantato cortisolo, l'ormone dello stress, e il suo rapporto con appunto l'alimentazione, con la dieta. Entriamo subito nel vivo della questione, dottoressa. Che cos'è il cortisolo? Allora, il cortisolo innanzitutto è un ormone che viene prodotto dalla ghiandola surrenale e che viene definito ormone dello stress, come hai detto prima tu, in quanto la sua produzione aumenta in condizioni appunto di stress psicofisico, quindi quando facciamo degli sforzi fisici troppo intensi, quando seguiamo una dieta troppo rigida, o anche quando in seguito per esempio a interventi chirurgici, quindi tutte quelle situazioni di stress appunto. Però il cortisolo ovviamente originariamente non ha un'accezione negativa, perché è un ormone, quindi certo, serve ovviamente nella la vita quotidiana. È una macchina perfetta, quindi, E perché succede questa cosa? Allora, innanzitutto il cortisolo è quello praticamente che originariamente è quello che ha permesso poi all'uomo primitivo di sopravvivere, di fuggire dalla preda o in situazioni di pericolo, perché è quell'ormone che poi permette all'uomo di scappare, di fuggire in situazioni di quindi stress. Quindi dall'immediatezza dell'azione, sembra energia. Sì, bravissima. Si vorrebbe dire che il cortisolo è l'energia? Sì, perché è uno degli ormoni che ci contribuiscono a produrre l'energia, perché è quello che è in grado di aumentare la quantità di zuccheri nel sangue, quindi la glicemia. Ci fa innalzare appunto la glicemia. Quindi raccontiamo come influisce il cortisolo sull'aumento di peso, sull'alimentazione. Allora, innanzitutto il cortisolo è quello che fa, come ho detto prima, fa aumentare le concentrazioni di glucosio nel sangue ed è quindi quello che poi fa affluire il sangue, quindi il glucosio, quindi la fonte di energia, ai vari organi vitali. Inoltre quello che riduce le difese immunitarie, riducendo di conseguenza le reazioni infiammatorie, perché abbassa la concentrazione di fosfolipasi A2, diminuisce la quantità di collagene e della matrice ossea, quindi accelerando quindi l'osteoporosi. Inoltre favorisce il metabolismo proteico. Cioè il catabolismo, bravissimo, quindi la conversione delle proteine in glicogeno e glucosio. Ho capito, quindi se vogliamo un attimo riflettere, chi va in palestra? Va in palestra ovviamente per aumentare la propria struttura, la propria massa, come si dice, massa muscolare. Se però questo ormone produce stress, e quindi uno che si allena è stressato, insomma, dà stress al corpo, va in catabolismo. Quindi certo. E quindi se in palestra seguiamo degli esercizi fisici troppo intensi e inoltre non diamo la possibilità all'organismo di recuperare, nel senso che ogni giorno andiamo in palestra 2-3 ore al giorno, questo ci fa male. Soprattutto, diciamo, normalmente, ma soprattutto chi poi ha problemi di già alte concentrazioni di cortisolo nell'organismo. Chi è stressato. Chi è stressato, quindi, perché ovviamente porta a catabolismo, quindi a degradazione della massa muscolare. Quindi all'effetto inverso. Esattamente all'effetto inverso. E scommetto che questo è accentuato per chi si allena con pesistica. Certo, sì, quindi soprattutto, ma in generale chi, diciamo, subisce degli sforzi fisici troppo intensi e prolungati nel tempo. Quindi anche un tapirulan lungo un'ora, per esempio, potrebbe essere dannoso in questo senso. Sì. E allora, abbiamo trattato la parte dell'allenamento fisico e di quanto è dannoso il cortisolo per chi fa queste attività fisiche così intense. Parliamo adesso dell'effetto che ha sul peso corporeo, perché tante diete, soprattutto quelle proteiche, falliscono per chi ha questi concentrati di cortisolo alti, giusto? Sì, allora innanzitutto chi fa un'attività fisica molto intensa,
abbiamo detto che riduce, diciamo, l'effetto poi della dieta e dell'attività fisica. Inoltre, per quanto riguarda l'effetto sul peso corporeo, il fatto è dovuto all'effetto del cortisolo di aumentare l'afflusso di zuccheri nel sangue. È ovvio che finché nel circolo sono presenti alte concentrazioni di zuccheri, il nostro organismo utilizzerà queste come fonte di energia e non andrà invece a intaccare le riserve di grasso, che sono poi quelle che noi dovremmo certo. ovviamente togliere. Inoltre, quindi la giustificazione mangio poco ma non dimagrisco potrebbe essere dettata da questo. Sì, potrebbe essere una giustificazione. Sì, potrebbe essere una giustificazione. Ma è vero che chi è in sovrappeso produce più cortisolo? Allora, il sovrappeso, sì, diciamo, le persone in sovrappeso producono più cortisolo perché è proprio l'input di produzione del cortisolo deriva dal nostro tessuto adiposo, quindi controlla ovviamente la produzione di cortisolo. Ovviamente noi essendo in sovrappeso produciamo più cortisolo rispetto alla situazione quindi normale. Quindi è un cane che si morde la coda. È certo, un circolo vizioso quindi che continua in questo modo. C'è una persona, per capire se è affetta da questo disturbo, lo può valutare dal grasso corporeo come è depositato, più accumuli sulla pancia, sì, sulle gambe, diciamo qual è il campanellino d'allarme che fa capire che potrebbe essere questo il problema? Sì, perché infatti uno degli effetti di un aumento delle concentrazioni di cortisolo nel sangue è appunto un aumento del grasso viscerale addominale. Quindi, quindi sulla pancia. Per donne e uomini è uguale? Maggiormente per le donne, perché poi nelle donne diciamo, gli effetti sono maggiori rispetto agli uomini, perché nelle donne poi la prevalenza dell'ormone sessuale femminile rispetto ovviamente quindi degli estrogeni rispetto al progesterone, oltre che ad un aumento della massa grassa addominale, fa aumentare anche la ritenzione idrica e quindi la cellulite. Certo. Ce l'abbiamo tutte. E allora noi chiediamo alla nutrizionista che è in te, perché ovviamente parliamo soprattutto di nutrizione, quali sono i rimedi alimentari proprio per porre un limite a questo problema? Come riusciamo a contenere questo ormone con l'alimentazione? Allora, innanzitutto la cosa più importante è quella di evitare diete troppo restrittive, quindi troppo ipocaloriche, che ovviamente portano a situazioni stressanti, perché in questo modo noi stiamo sempre contando le calorie, siamo ossessionati dal peso, continuiamo a gestire queste calorie in modo maniacale, quindi inoltre evitiamo ovviamente, quando siamo in dieta, evitiamo inviti da parte degli amici, certo, quindi anche la vita sociale ne risente, esatto. Quindi questo porta a stress e a frustrazione. Esatto. È depressione. Quindi la cosa più importante è seguire sì un'alimentazione corretta, però non troppo drastica, okay. Quindi con un certo... quindi non quelle un certo relax. Carboidrati. No, assolutamente. Okay. No. Poi. Inoltre bisognerebbe evitare il cosiddetto effetto yo-yo, cioè perdere peso e aumentare di nuovo di peso, perché questo ovviamente porta a squilibri ormonali, certo. Di conseguenza anche da parte del cortisolo. Quindi no alle diete da giornaletto settimanale. Perfetto. Poi di che parliamo? Allora, un altro aspetto che dobbiamo ovviamente controllare quando seguiamo un'alimentazione corretta è l'introito di proteine. Diete troppo iperproteiche ovviamente possono aumentare la produzione, aumentano in noi lo stress e di conseguenza la produzione di cortisolo, il rilascio di cortisolo. Questo è il rischio di chi fa le diete senza essere seguito dai professionisti. Perché adesso va di moda tanto la classica dieta solo proteine, senza che facciamo nomi perché tanto è famosissima. Per un soggetto che ha problemi di cortisolo, una dieta del genere è devastante. Diciamo che diete di questo genere è devastante per tutti i tipi di soggetti, soprattutto quelli che hanno problemi di cortisolo. Perché, quindi fate attenzione, fatevi seguire dal personale esperto. Cioè, i nutrizionisti, i dietologi ci sono perché hanno una missione che è quella di studiare quello che vanno a dire, non è che sono improvvisati. Chi scrive diete sui giornaletti... Chi c'è dietro? Che qualifiche ha? Questo è importante, questo messaggio deve passare, deve arrivare a tutti. Poi, continuiamo nel nostro discorso, dicevamo.
Un altro aspetto che bisogna tenere presente è l'indice glicemico degli alimenti che noi andiamo poi a qua diventa assumere. Molto difficile. Così. Allora, quindi, difficile. Perché un elevato indice glicemico porta a una iperproduzione dell'insulina, ovviamente l'insulina poi a feedback torna a determinare un aumento della produzione del cortisolo. Okay. Quindi, e soprattutto però in determinati momenti della giornata, perché il cortisolo, la produzione di cortisolo è massima di mattina, dalle 7 alle 9. Di conseguenza... Ma per chi è sveglio o sempre, anche in fase dormiente? Ma no, anche, cioè, soprattutto per chi è sveglio, perché ovviamente poi certo. Anche però per chi dorme, perché poi in quella fase c'è proprio il circolo circadiano, i ritmi circadiani del nostro organismo che seguono proprio delle regole ferre dal punto di vista. Quindi dalle 7 alle 9 il cortisolo è a livelli più alti. Più alti, quindi in questo, diciamo, in questo periodo, e comunque nella prima mattinata, quindi quando si fa colazione, è bene evitare alimenti quali il tè, il caffè, quindi che aumentano in noi lo stress. Come al solito poi ci sono sempre delle correnti di pensiero, perché c'è chi dice a colazione il latte no, perché il latte non viene sintetizzato e tutte queste cose qui. Prendete un tè, adesso il tè no, perché il tè di mattina fa innalzare questo cortisolo. Allora, uno che dovrebbe mangiare per essere proprio... Allora, il tè non è che non bisogna, diciamo, non bisognerebbe mangiarlo, però ovviamente accompagnarlo con, non mangiarlo da solo, comunque non, accompagnarlo con alimenti alimenti con basso indice glicemico, quindi non so, cereali integrali, avena, segale, farro, sì, pane integrale, frutta, ma anche la frutta secca, quindi nocciole, mandorle, yogurt e poi durante la giornata consumare fibre, quindi fibre vegetali, quindi verdure. Tu consigli due classici piatti di verdure nei piatti principali, nelle portate principali? Sì, nei pasti principali, verdura a pranzo e a cena e la frutta possibilmente negli spuntini. Ho capito. Senti, mi dicevi che il cortisolo è massimo la mattina, stavamo parlando del decorso durante la giornata. Poi quando è che, cioè come va defluendo? Ci sono ovviamente... Allora, normalmente poi mano a mano la produzione si riduce, però ovviamente se subiamo delle situazioni di stress l'indice poi aumenta in base ovviamente al... Ma per stress si intende anche ad esempio il disagio di dover correre tra il lavoro, prende la macchina, riposa la macchina, trova parcheggio, anche questo. Quindi tutto, quindi attenti a questo cortisolo, è ovunque. Dovete stare calmi. Al di là dell'alimentazione, quindi, ci puoi dare qualche consiglio su cosa fare per ridurre questo stress e quindi ridurre questo contenuto di cortisolo? Beh, le classiche tecniche di rilassamento, yoga, pilates, di respirazione, stretching dolce che ci aiutano mano a mano a rilassarci e quindi a ridurre drasticamente la concentrazione di cortisolo in circolo. Non so se tu sei d'accordo con la somministrazione di integratori alimentari o meno, però indipendentemente dal tuo punto di vista, ci sono degli integratori che possono essere presi per integrare questo disagio? Allora, innanzitutto diciamo che l'integratore, che poi non è indicato soltanto per questo tipo di caso, ma in diversi altri casi, ovviamente è l'omega 3. Perché mangiare cibi ricchi di omega 3 oppure prendere integratori di omega 3 ci possono aiutare a eliminare uno squilibrio fra gli omega 3 e gli omega 6 che poi sono responsabili anche di infiammazioni croniche. Quindi questo squilibrio porta a infiammazioni croniche e queste ovviamente a un rilascio maggiore di cortisolo. Oltre a questi vengono comunemente utilizzati altri tipi di integratori come la fosfatidilserina, la teanina, il beta-fitosterolo e l'estratto di corteccia di magnolia. Però ovviamente in questi casi è sempre bene farsi seguire da un esperto e non fare di testa propria, perché concentrazioni erronee potrebbero, come al solito, portare effetti molto, anche molto gravi nel caso, per esempio, dell'estratto di magnolia. Bene, cari amici, se state a dieta ma non riuscite a dimagrire, forse potrebbe essere questa la causa del vostro insuccesso. Se è così, provvedete a fare delle analisi ormonali, si vede da lì, no? E in questo modo potreste forse aver trovato la soluzione dei vostri insuccessi. Questa puntata termina qui e noi ci rivediamo la settimana prossima con Inestetismi No Grazie.